Ciao a tutti, Gugge, ben ritrovati dalla vostra Nell'Incremento 1, sono Zema Eleven. Iniziamo un nuovo capitolo. Capitolo 5. Pericolo nei caffè. Oh, contro l'Otaku. Oh mio Dio, bello sto capitolo. Davvero bello. Finalmente domani cominciano le semifinali, diamoci da fare con gli allenamenti. Oh, tutti i giorni allenarci, non ce la faccio più. E non puoi essere così fiacco prima della partita. Ma capitano, tanto la prossima partita sarà contro quelli dell'Occult, no? Li abbiamo già battuti, quindi non c'è bisogno di preoccuparsi troppo. Mark, ma allora hai già deciso che saranno loro i nostri prossimi avversari? No, dipende dal risultato che otterranno nel secondo turno del torneo. Ma avevano promesso che ci saremmo incontrati di nuovo nelle qualificazioni regionali, no? Di certo saranno diventati ancora più forti, non ci sono dubbi che arriveranno in semifinale. Tranquillo, capitano, anche noi siamo diventati molto più forti. E ora che conosciamo il segreto del loro blocco invisibile, nulla può fermarci. Ah, Mark, sapevo che ti avrei trovato qui. Il professor Wintercity vuole di corsa nella sede del club. Era pallido come un lenzuolo e mi è sembrato un po' strano. Beh, non è certo la prima volta che professor Wintercity sembra strano. Cosa sarà successo? Andiamo alla sede del club e scopriamolo. Mi viene da ridere, i testi sono particolari. Voglio dire, è un RPG e quindi deve proprio spiegare tutto per filo e per segno, però è un po' esagerata la cosa, è molto stiracchiata, devo dire. E questa cosa mi fa sorridere. Professor, eccomi qua. Dica Duca. Ah, Ivan, dove è finito? Ecco, dai un'occhiata. Cos'è? Sorprendente vittoria per 10-0 dell'Otaku contro l'Occult. Cosa? L'Occult ha perso? Già, è vero che eravamo sicuri che sarebbero stati loro i nostri prossimi avversari. Ho addirittura promesso al direttore che avreste vinto a tutti i costi. Io la mia boccaccia. Che figura ci faccio se finite per perdere? Certo che una sconfitta simile non me la sarei mai aspettata, ma l'Otaku è davvero così forte? Beh, in realtà è famosa per essere la squadra più debole in circolazione. Per questo eravamo sicuri che in semifinale avremmo trovato l'Occult. Ah, Axel, tu sai qualcosa su di loro? No, non li ho mai sentiti nominare. Se non li conosci nemmeno tu, da dove sono saltati fuori questi? Dobbiamo indagare. Non ce n'è bisogno, guarda qui. Tadan! Oh, ma questo è il biglietto di una caffetteria a tema che ha aperto recentemente in centro! Una caffetteria a tema? Non la conosci, capitano? Si tratta di un maid caffè! In quel locale ci sono un sacco di cameriere carine che indossano delle divise simpaticissime! Io avrei detto striminzite, però. Noi del club di giornalismo abbiamo effettuato un'indagine dettagliata. A quanto pare quelli dell'Otaku frequentano assiduamente questo locale. Se andiamo anche noi, forse troveremo qualche indizio. Wow, io ci voglio andare! Vengo anch'io, posso, Mark? Posso? Sì, perché no? No, Silvio, tu non puoi andare. Avevi promesso di aiutarmi con i bucati e con le pulizie. Hai ragione. Tu che fai, Mark? Ci vai? Sì, pensavo di dare un'occhiata anch'io. Non si sa mai, potremmo scoprire qualcosa di utile. Che idiozia, io passo. Te ne pentirai! Allora ci vediamo, mi raccomando, fatemi sapere qualcosa. Il prossimo anno dovrei andare in Giappone e farò ovviamente un vlog. E andrò anche a un maid caffè. Sempre se il mio amico non si vergogna troppo di avere una ragazza e di farsi vedere in un maid caffè, ovvio. Perché non capisco il motivo, però alcuni ragazzi hanno detto: ah no, il maid caffè non ci vado perché ho la ragazza. Cosa cavolo significa che la ragazza non va al maid caffè? Va bene che è pieno di belle signorine, però insomma. È chiuso. Si avvicina allo scofiguro. Oh, intendi questo posto? La presidentessa del consiglio di quartiere ha ordinato che venisse chiuso, no? Davvero? Allora siamo venuti fin qui per niente. Ah, lasciami stare! Come sei cattiva? Dai, rimani qui con me, non puoi piantarmi da sola. Ehi, la smetta! No! Tu
Tutto a posto? Sì, quel tipo non voleva proprio lasciarmi in pace. Grazie di essere venuti. Non c'è problema, mi chiamo Todd Ironside e faccio parte del club di calcio della Raymond. Tu comunque puoi chiamarmi pure signorino Ironside. Si fa così in quella caffetteria, no? La Raymond. Scusa, devo scappare. Cosa gli ha preso tutto a un tratto? Ragazzi, avete frainteso tutto. Statemi a sentire, per favore. Come, lei è proprietario del Med Cafe? Proprio così, il mio nome è Manny Artic. Manny Artic. Va bene. E questo è il mio Med Cafe. La ragazza di prima era una cameriera che se ne voleva andare. Io stavo solo cercando di convincerla a rimanere. Perché il Med Cafe è stato chiuso? La presidentessa del consiglio di quartiere non ci vede di buon occhio. Io vorrei farle cambiare idea, ma mi fa paura. Quando mi fissa con quegli occhi di ghiaccio. Ho un'idea, perché non glielo chiedete voi da parte mia, dai! Ah, quindi ora c'è la partita contro quella squadra particolare. Oh, grazie, grazie mille. La presidentessa si trova nel suo bar, il padiglione d'oro. Per raggiungerla dovete imboccare la stradina che trovate qui a sinistra per correrla fino in fondo. Io torno al mio locale, a dopo! Sì, praticamente quella lì a fianco dove c'è, dove c'è il pertugio. E ci infiliamo lì. Ok, prima c'è qualche strumento. Sì, c'è uno strumento. Mannaggia le squadre incasuali che si incontrano. Oh, scarpini spirituali. Ah, vabbè, saranno... Aspetta, scarpini spirituali. Scarpini in genere dovrebbero tutti quanti aumentare l'attacco. Se non sbaglio. Probabilmente sbaglio. E infatti sbaglio. Do gli scarpini spirituali a Jack, che Jack comunque sia ha bisogno di grinta per affrontare i contrasti. Ma quindi posso entrare a Med Cafe? Peccato, mi sa che non c'è nessuno. No, c'è, non c'è qualcuno. Bentornato signorino, al momento il Med Cafe è chiuso. Sì, praticamente signorino in giapponese si dice kun, che è il suffisso che si mette alla fine di una frase quando vieni, diciamo, servito e riverito. Anche le mamme usano il kun con i loro figli. È una cosa un po' strana a dire il vero, la trovo, perché... Che senso ha? È tuo figlio? Boh. Ecco, questo è il padiglione d'oro. Sento un po' nervoso, sto per fare il mio ingresso nel mondo dei grandi. Però è tutto spento. Probabilmente è ancora chiuso. È chiuso anche qui. In effetti apre di notte. Proviamo a chiedere. C'è nessuno? Permesso? Capitano, non sono ancora pronto. Che succede qui? Cos'è tutto questo baccano davanti al mio locale? Oh, una visione! Oh, che clienti carini che abbiamo qui. Ma questo non è posto per dei bimbetti come voi. Andate a casa, su. Marco le comunica la richiesta di Manny Artic. Il fatto che alcuni genitori si sono lamentati perché i loro bambini si fermavano nei Med Cafe durante la scuola. È per questo motivo che ho deciso di farlo chiudere. Capisco. Mi pare ovvio. Se ci passassi davanti la mattina anche a me verrebbe voglia di marinare la scuola. E poi quel tipo, come può chiedere a dei bambini un piacere del genere? Va bene, visto che siete così carini vi darò una possibilità. Quando siete pronti avete il terreno abbandonato del mercato. Pronti? Per cosa? Oh, signora Moonlight! Capitano, qualunque cosa abbia in mente andiamo di corsa al terreno abbandonato! Non possiamo farlo aspettare! Todd, vatti a fare una doccia fredda subito! Qui si esce, non c'è nulla? No! No, no, niente, non c'è nulla, andiamo al campetto allora. Stiamo arrivando, signorina Moonlight! La faremo aspettare oltre. C'è un cane. Bau bau. Un attimo solo, mi prendo qualcosina qui. Tecnica. Carta schema sfida treno. Però. Iniziamo già a ragionare un pochino con le tattiche di. Sfida no. Sfida mi piace quella in diagonale. È la mia preferita quella in diagonale. Non so perché, ma mi piace un sacco. Allenare la grinta? No, al momento no. Come ho detto, gli allenamenti probabilmente li farò tutti quanti insieme quando c'ho un attimo. Allora, ok, penso che possiamo andare. Modifico un attimo le tattiche della... E su, vai sopra, ok, della partita.
Vediamo un po'. Abbiamo base, no, ecco. Oh, eccolo. Questo è il 4-4-2 che piace a me. Perché il 4-4-2 che abbiamo noi di base fa cagare. Il 4-4-2 che piace a me è questo invece. Molto bello. Italiano praticamente. Tipo il catenaccio italiano. Farfalla pure è bello. E blocco centrale. Blocco centrale. Oddio, non è che sia proprio tanto carino. Farfalla già mi piace di più, però il 4-4-2 di questo qui è fantastico. Copre tutto il campo, copre, non ha buchi, non ha spazi per far passare l'avversario. Mentre per la sfida non so se ce l'ho. In linea, attacco alla destra, treno, no. È in diagonale praticamente, quindi non ce l'ho ancora. Non mi ricordo neanche se era solo sul terzo, a dire il vero, sapete? Ma ci siamo. Ehi, signorina Moonlight, come mai indossi quella divisa? Sorpresa. Questa è la squadra del consiglio di quartiere, la Street Sallys. Se riuscirete a batterci, acconsentirà di aprire Maid Cafe. Cosa? Mi aspettavo qualcosa di diverso. Ehi, Todd, vatti a fare una doccia fredda. Avete paura? Tranquilli, ci andremo leggeri. Paura di che? Se si tratta di giocare a calcio, sono sempre pronto. Perfetto. Allora fatevi sotto, bimbetti. Ehi, sì, ma stai calmino, non mi chiamare bimbetto. Se ti dicessi la mia verità ti spaventeresti. Che poi quanto... Quanti anni ha questa? Quanto è grande? Voglio dire... È giovane anche lei. Guardate, è una bambina. Samantha, sei una bambina. Avrà 18 anni appena compiuti. E già lavora in un bar. A un bar, non lavora, a un bar. E gli uomini vanno da lei a dirle che i loro figli si fermano davanti al Maid Cafe, perché ci sono tante ragazze, insomma, abbastanza appetibili da questo punto di vista. Ma a te che cavolo te ne frega? Più i genitori vengono a lamentarsi, più soldi puoi fare se sei furba. Ma siccome non sei furba non li fai. Oh, anch'io vorrei essere coccolato da una ragazza così. Todd, non ti distrarre, diamoci dentro. Street Sallys, oh yeah baby. Facciamo questa partita. Oh, il mio 4-4-2 bellissimo. Oh, un 5-3-2. Bello. Abbiamo un po' di vecchi in difesa, perché sono vecchi. Jones che sale davanti insieme a Riverson, sono proprio vecchi. Samantha è l'unica giovane, ma quanti anni ha? Si può sapere? La padrona del bar, anche sua figlia gioca a calcio. No, allora ha almeno 30 anni. Perché la figlia dovrebbe essere Maddie, quella che abbiamo incontrato lì al campetto di calcio dei bambini al fiume. Se non vado errato, quindi ha almeno 30 anni. Ehi! Non ti azzardare a rubare... Ah, non era mio. No, non sono cercato. Vediamo un po'. Vai tu rimani... Ah no, aspetta, c'era... C'era Bobby, ok. Una volta stavo leggendo Scivolata micidiale, ho letto Scivolata cinghiale. Il che non sarebbe male come nome per una tecnica nuova, eh. Entri in scivolata di testa e fa male. Fulmine di zigzag, ecco, non è per rubarla ma per tenerlo il possesso di palla, ok, ok. Allora mi ricordavo male nello scorso episodio. Axel, è tua Axel. Sì, però vai tranquillo. Ma no, no! Mi sono sbagliato. Aiuto. Ragazzi, allora ho messo una tecnica migliore, 4-4-2 italiano, fatevi valere. Dai. Niente, non vogliono farsi valere. Mark, pensaci tu per favore. Sì, aspetta, aspetta, esplode. Wow! Cosa? Non ci credo! Wow! Gol! Che distrattore! Oh, mio Dio! Wow! Ok, volete il gioco pesante? Va bene! Avrete il vostro gioco pesante!
Axel, fagliela vedere. Doppio fulmine Razma! Eccola là, visto? Goal! Fai così! E ora andiamo per il 2-1. Adesso non vi lascio via di scampo, non vi lascio nessuna via di scampo. Aspetta, dove sta Kevin? Passa l'Axel, va. Questa è la tecnica che usa molto l'Otaku. Non ci arriva neanche con una tecnica speciale. Cosa? Ma non è possibile. Oh mio Dio, che cacchio di partita. Ma dai, lo sapevo che dovevo andare con la tecnica speciale, però dico dai, non puoi farmi questo gioco, non puoi farmelo, invece me l'ha fatto. E fallo, arbitro venduto, cornuto. Ma portiere? Axel più veloce, Axel. Vabbè, primo tempo finisce così, non ce la faccio a tirare. Non ci lamentiamo, non ci lamentiamo. Vai, Dragon Crash! Gol! Gol! Attacchiamo senza tregua! Ok. E questo era 2-1. Dobbiamo fare anche il terzo? Nonni! L'unica giovane è Samantha qua. Vediamo un po' se c'è il 3-1. No, non c'è. Oh sì che c'è invece il 3-1, baby! Cioè prima si lancia e poi rimane ferma come un palo ficcato. È andata così, vai, vai allora. Oh, bene, bargainer tiro dinamite. No, non mi serve. Grazie, ma no. Magari è meglio che io mi alleni un pochino off screen, almeno aumento un po' la potenza. Perché se questi riescono a dribblarmi così facile ci vuole un po' più di grinta, un po' più di attacco e anche un po' più di potenza, di punti tiro e punti energia. Sì, stiamo diventando sempre più forti. Anche Otaku non potrà nulla contro il potere del potente club di calcio della Raimon. Raimon? Siete studenti della Raimon Junior High? Sì, perché? Non per niente siete così forti. Siete discendenti della leggendaria Nazuma Eleven. Conosci gli Nazuma Eleven? Naturalmente. Tutti quelli che 40 anni fa vivevano in questa città conoscono gli Nazuma Eleven. Giocavano un calcio magnifico, anch'io ho un'ammirazione sconfinata per quella squadra. Anche il signor Petron ha detto la stessa cosa, che erano davvero fortissimi. Ehi Mark, stavo pensando, quelli degli Nazuma Eleven erano studenti della Raimon, giusto? Quindi è probabile che vivano ancora in questa città, no? Hai ragione, come ho fatto a non pensarci prima? I leggendari Nazuma Eleven, voi li conoscete? Sapete dove possiamo trovarli? Ma... improvvisamente sono scomparsi nel nulla, sono passati 40 anni.
anche se li vedessi, magari non li riconoscerei più. Non per niente vengono chiamati così, ormai sono una leggenda. Capisco, non è facile come pensavo. Capitano, che li cerchiamo a fare? Per giocare contro di loro, ovviamente, contro la squadra creata da mio nonno. Tuo nonno? Oh, allora tu sei il nipote di David Evans. Adesso che me lo fai notare, devo dire che in effetti vi somigliate. L'espressione concentrata mentre giochi a calcio è quella identica a tuo nonno. Però non capisco, perché mia madre non mi ha mai raccontato niente? Si tratta di suo padre, deve essere sicuramente a conoscenza di Nazum Eleven. Proverò a chiederglielo direttamente. Ok, ok. Ma ora è inutile pensare a una squadra di 40 anni fa, dobbiamo scoprire innanzitutto cosa stanno tramando quelli dell'otaku. In realtà tu puoi solo andare in quel maid caffè. Io non mi rimangio mai la parola data. Farò riaprire il maid caffè. Grazie mille. Ce l'abbiamo fatta, andiamo subito a dare la bella notizia. Venite pure a trovarmi nel mio locale, bimbetti. Naturalmente quando sarete più grandi. Ah, quindi non posso venirci ora nel tuo locale? Sei cattiva. Lo vado a dire a mamma. Vabbè, andiamo da Manny Arctic, eh. Sono già su tutti i lavanti. Come? Wow! Ho davvero dato il permesso di riaprire il mio locale. Grazie mille, ragazzi. Per sdebitarmi vi offrirò qualcosa. Accomodatevi. Ehi, ragazze, venite a prendere l'ordinazione di questi giovanotti. Benvenuti nel nostro maid caffè, signorina. Una per Todd, almeno. Ehi, non tirate. Ah, capitano, non avrei mica intenzione di lasciarci qui. Povero Todd. Posso offrire del tè, signorino? Sì, molto volentieri. Che ne dici di una frittatina, magari con un bel cuoricino di ketchup disegnato sopra? Apro la bocca. Ma che stiamo facendo qui? Copo. Non abbiamo scoperto ancora niente sull'otaku e la partita è domani. Stiamo solo perdendo tempo qui, torniamo a scuola ad allenarci. Non è giusto. Datti una mossa, Todd. Ma capitano, non voglio, per favore. Sì, però non è che al maid caffè ti imboccano pure le cameriere, eh. No, giusto tanto per dirlo. Ah, signorino, aspetti, non se ne vada. Ormai è troppo tardi. Cos'era? Perché quello lì ha fatto quella risatina malvagia e ha detto ormai è troppo tardi? Cosa starà tramando? Sì, quello è quello che allena l'otaku, quindi insomma... avete capito. Allora, Mark, vi siete divertiti ieri? Beh, quando sei pronto andiamo alla stazione. Ehi, è da ieri che Silvia è la luna storta. Come mai? Ci teneva così tanto a venire in quel maid caffè? No, è che, sai... Ragazzi, che avete? Oh, che mal di pancia. Oh, è insopportabile. Ma cosa mi è successo così improvvisamente? Oh, Mark, è terribile, devi portarli subito in infermeria. Ok, ragazzi, andiamo in infermeria, allora forza, forza, muovetevi. Che cosa sta succedendo qui? Io so cos'è. È colpa di quello che abbiamo mangiato ieri a quel maid caffè, sicuramente. Dottoressa, allora, che cos'hanno? Sono normali dolori di stomaco, deve essere stato qualcosa che hanno mangiato. Com'è possibile? Tutti i parametri sono scesi a 1, ad eccezione di Mark e Axel. Oh mio Dio! Che state facendo qui? Se non partite subito non arriverete in tempo alla partita. È già ora di andare! Per ora le ho dato una medicina, ma sarebbe meglio che riposassero a letto. Capitano, che male! Tenete duro, ragazzi. Mark, cos'è quel muso lungo? Il capitano non può farsi vedere così preoccupato dal resto della squadra, non credi? Hai ragione, bisogna essere ottimisti anche nei momenti duri. Altrimenti della vittoria non ci sorriderà. Grazie, Nelly. Non c'è bisogno di ringraziarmi. Mark, tranne te e Axel, tutti gli altri stanno male. Cosa facciamo? Non potete scendere in campo in queste condizioni. Dannazione, non possiamo farci sconfiggere da una stupidaggine del genere. Giocheremo quella partita anche se dovessimo strisciare per terra. Diamoci da fare, ragazzi!
tutti a uno tranne Axel. Va bene Cucci, comunque sia, per questo video è tutto. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito. Nel prossimo affronteremo la Otaku e cercheremo di spuntarla, anche se non sarà affatto facile, dato che gli unici giocatori in salute sono Mark e Axel. Io come sempre vi ricordo che in descrizione trovate il link per Twitter, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye.